Nell'oppressione dei nostri
in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio di fare giudicati sarete giudicati voi, non la misura con la quale misurate sarà misurata a voi. Perché guardi la bambina viene l'occhio del tuo padre di loro e non ti accorgi della trave che è nel cuore? O come dirai a tuo fratello: lascia che l'occhio la battuta dal fuoco mentre è nel fuoco c'è la trave? Togli prima la trave dal fuoco e allora riceverai bene la trave della battuta dal fuoco del tuo fratello. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. E cosa vuole il nostro? È veramente cosa vuole?
Dopo la cena allo stesso modo per rispettare il cielo di grazia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della noi siamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il mio della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e la luce della salvezza, e ti rendiamo grazie per la sua la tua presenza e convivenza di Gesù Cristo. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in noi solo. Ricorda il padre della tua chiesa di Gesù, prendi la perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Filippo e tutto l'ordine del sacerdotato. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere della luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver fatto per la vita eterna. Insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo gli furono benedetti, e in Gesù Cristo con Dio, capite di ora con per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo. O Dio, che tu ti hai rinnovato nel corpo e sangue del tuo Figlio, fammi la partecipazione ai santi misteri, ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con te spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Rendiamo grazie.